stiamo lavorando per rafforzare ASIA, per riorganizzarla, per metterla in condizione di operare al meglio, per valorizzare ancora al meglio i lavoratori, dare loro dignità, dare forza a un'azienda che deve vincere delle sfide epocali. Se il sindaco con la sua squadra si mette insieme ai lavoratori, a un'azienda, non la sta commissariando, forse questa è una cosa che non riesco a farla capire, sta sostenendo adeguatamente, trovando le formule migliori per renderla ancora più forte. Dopo giorni di no comment, il sindaco di Napoli De Magistris torna a parlare di ASIA, un momento delicato per l'azienda di raccolta rifiuti partenopea che si trova davanti all'ennesimo impasto di nomine e dirigenti. Per il primo cittadino non è un commissariamento ma un miglioramento del servizio, una sorta di cabina di regia che si rende necessaria anche per far fronte alle criticità che emergono dal servizio offerto alla cittadinanza. Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare tutti assieme, afferma, per il bene di Napoli. E una parte fondamentale, spiega De Magistris, devono averla i cittadini. Ci sono ancora troppi cittadini, una minoranza sicuramente, alcuni che vengono anche da altri comuni, che lasciano i rifiuti per terra in orari sbagliati. Questo è un senso di immaturità e di inciviltà che deve finire.